Buongiorno a tutti e scusateci per il ritardo dovuto a motivi tecnici che preferisco non specificare. Vi ringraziamo per la pazienza, vi vedo tutti collegati e spero, ripeto, di non avervi creato grandi disagi considerando che molti di voi giustamente lavorano e magari ci tengono tanto alla puntualità di questo appuntamento. Ovviamente finiremo con mezz'ora di ritardo. Per compensare la partenza tardiva, vi rinnovo le scuse a nome di tutto il team di Uptrend. Vediamoci subito dentro a vedere un po' cosa fanno i mercati oggi. Doverosamente vi prego di dare una lettura attenta al disclaimer. Sono Pietro Pacello di Uptrend Advisory e sarò io a farvi compagnia oggi, almeno nella parte mattutina di questo Trading Time dedicato a Piazza Affari. Nel pomeriggio, come sapete, alle 15.30 ci sarà la sessione dedicata al Forex Indice and Commodities. Ok, il disclaimer è stato in buona evidenza per un po' di tempo, andiamo subito a dare un'occhiata invece alla piattaforma operativa, eccola qua, e vediamo subito l'indice italiano in area 19.533 punti con un rimbalzo dello 0,85, direi in buona parte generato sia direi dalla buona impostazione dei bancari questa mattina che mi sembrano particolarmente brillanti, ma soprattutto da quella ipotesi di revisione della notizia bomba di ieri, che ieri aveva fatto palesemente crollare utilities e titoli legati allo stoccaggio di gas e di energia in generale, come Snam, sapete, Snam Rete Gas ieri ha avuto veramente un grande drawdown, oggi recupera il 4,92, la stessa Enel, molto penalizzata ieri dopo essersi avvicinata ai massimi di periodo, oggi segna un più 2,10, eclatante per gli amanti del rischio, il risveglio di Monte Paschi di Siena, che a quanto pare drenerà dal mercato, da noi stupidi, sottoscrittori di aumento di capitale, altri 2 milioni, 2 miliardi e 100 milioni di euro, che uniti ai 5 miliardi precedenti fanno quasi una finanziaria di un paese normale, cosa che l'Italia purtroppo non può vantare in questo senso. Così stanno le cose, che ci piaccia o meno, questa è l'Italia, ci sono aziende che in America si definiscono too big to fail, io non credo che Monte Paschi sia così grande da non poter farla fallire, probabilmente sarebbe meglio destinare questo denaro a chiaramente risarcire i dipendenti di Monte dei Paschi e lasciarla veramente colare a picco, come meriterebbe anche il management per averla portata in queste condizioni. Detto questo, che è un parere esclusivamente personale, di cui mi assumo la piena responsabilità, andiamo a vedere un po' qual è l'andamento del FTSE MIB. Allora, il FTSE MIB, come vedete, è di nuovo in prossimità di una resistenza tecnica che abbiamo già largamente evidenziato ieri, è sempre la stessa area di congestione, vedete questo bel triangolo simmetrico, molto inclinato sia verso l'alto che verso il basso, quindi base di supporti e base di resistenza davvero molto inclinate, un potenziale angolo di breakout sia al rialzo che al ribasso, foriero secondo me di ottime opportunità, siamo in mezzo al guado, non è un breakout di grande qualità dal punto di vista dei dettami dell'analisi, perché come vedete è andato ben oltre i tre quarti della figura di creazione. Sta di fatto che qualora Milano dovesse riuscire a superare a questo punto l'area abbondante 15,650, 15,7, potrebbe davvero spingersi verso il successivo livello di resistenza che stimo essere in area 20.500 abbondante. Quindi tenete presente che se Milano dovesse riuscire a chiudere al di sopra di questa resistenza tecnica, le mie aspettative, le nostre aspettative sono per un ritrovato spirito ottimistico su Piazza Affari in generale, quindi di nuovo corsa agli acquisti per sfruttare questi 3-4 punti percentuali di ulteriore allungo che Milano potrebbe mettere a segno. Ovviamente prevale in questo momento la confidenza che lo scenario possa essere positivo, ma non va esclusa un'evoluzione purtroppo anche avversa a questo scenario. Testimonianza di queste incertezze è anche l'attuale posizionamento del nostro portafoglio. Chi ci segue sa che ieri sui primi timori di discesa di Piazza Affari abbiamo liquidato tutte le posizioni, abbiamo poi caricato due titoli short, uno long, una posizione tutto sommato abbastanza neutra dal punto di vista operativo, posizione che poi col passare delle ore tenderemo a sbilanciare sul lato long o sul lato short, appunto a seconda delle evoluzioni dell'indice. È nostra abitudine infatti operare in piena coerenza con l'indice primario, quindi con il FTSE MIB. Anton Giulio dedica dei bellissimi approfondimenti all'analisi settoriale, che è molto importante. Io sono più legato a una visione magari apparentemente più semplicistica. La sintesi delle due analisi ci permette però di intercettare movimenti di mercato interessanti. Come vi dicevo, aspetto ancora un po' per pigiare sull'acceleratore, non mi interessa da che lato va o andrà il mercato, sinceramente sono sempre abbastanza
neutrale da questo punto di vista, non ho una predilezione per il long o per lo short, anche se lo short è notoriamente molto più veloce nel creare opportunità di guadagno. Dal punto di vista operativo, 19,650 buy long verso area 25, salvo inconvenienti. Invece un'eventuale chiusura al di sotto di area 19,250 ripristinerebbe uno scenario molto negativo. Da quel punto non escluderei di vedere in rapida successione un rapido test di area 18,750 e successivamente, come vedete, andare a ricercare la base inferiore di questo splendido canale laterale ribassista. Questa è la mia view su Piazza Affari che spero vogliate condividere. Fabio mi chiede di aggiungere Fibonacci a questo tipo di analisi. Un attimino solo, lo facciamo subito, perché non accontentare Fabio, peraltro se me lo chiede probabilmente ha visto qualcosa di interessante. Questo è il Fibonacci, Fabio, dell'ultima fase di uptrend. Come vedi, il target in area, in caso di ribasso, sarebbe in zona 38.2, 19.000 punti, 18.9. Viceversa, se andiamo ad aggiungere il Fibonacci relativo invece all'attuale situazione, quindi cercare di capire dove può arrivare questo rimbalzo, eccolo qua, prendiamo il picco precedente, lo uniamo al minimo di periodo, quindi al minimo relativo in area 17.5 in pratica, e come vedete otteniamo una proiezione, attualmente stiamo vivacchiando attorno all'area 61.8, quindi in caso di ulteriore accelerazione, neanche a farla apposta, Fibonacci, la dinamica di rimbalzo punta area 20.550, come vi avevo detto. In caso invece di decelerazione, le prime soglie importanti sono a 18.960, che sarebbe il 38.2, 18.700 punti, il 50%, che peraltro è stato già toccato nella precedente fase di discesa, vedete questa discesina è andata ad impattare il 50 di Fibonacci precisissimo, e successivamente, come vi dicevo, 18.4, 18.043 punti e infine 17.5. Lo scenario mi sembra tutto sommato abbastanza chiaro, e la chiarezza dello stesso è sicuramente tale per cui ritengo che siamo in tanti ad aver fatto le stesse valutazioni. Sono quindi abbastanza confident sul fatto che il mercato prenderà una forte direzione allorquando dovesse riuscire ad abbandonare questo evidente wedge di convergenza. Non so se siete d'accordo con me o se volete aggiungere qualcosa sul FTSE MIB. Vi vedo particolarmente presenti e partecipi, nonostante abbia ritardato colpevolmente l'inizio della trasmissione. Fabio mi dice ok, condivide, è stato colui che ha sollecitato l'emissione di Fibonacci nel nostro grafico, quindi operativamente parlando ci tocca pazientare un po', perché onestamente lo scenario tecnico grafico relativo a Piazza Affari non mi sembra ancora evoluto in pieno, salvo sporadici movimenti occasionali su alcuni titoli che peraltro stanno rimbalzando su situazioni di devastazione totale precedenti, vedi Monte Paschi di Siena. Questo è l'andamento del FTSE MIB generale. Diamo un'occhiata al FTSE bancario, situazione anche in questo caso, ma ne parlavamo anche ieri, ricordate, sostanzialmente della neutralità dei maggiori titoli bancari, anche delle popolari. Dicevo ieri nel free webinar che siamo sostanzialmente in una zona neutrale, guardate, siamo a metà del guado, sia lontani dall'area di resistenza che da quella di tecnicamente il supporto, quasi la stessa distanza operativa da coprire. È evidente che solo una pressione ribassista sui bancari che porti a sfondare il livello di supporto tecnico dei 13.500 punti al ribasso, viceversa una pressione rialzista che tocchi a violare area 14.750, potrebbe generare un nuovo movimento fortemente direzionale. Nel frattempo ritengo che i bancari siano palesemente interessati da una fase di trading range che, come sempre, si sta trasformando in una bella molla. Tutta la lateralità va letta con interesse, non va letta con fastidio. Non sono d'accordo con chi si annoia quando il mercato è laterale, perché la lateralità non è altro che propedeutica chiaramente a forti movimenti e spunti direzionali. In tal senso resta alto da parte nostra come analisi l'interesse sui bancari, ma ripeto, per il momento purtroppo non intravediamo una via d'uscita da questa perdurante fase di stazionamento. Questo invece è il FTSE Energia, che va tenuto in analoga considerazione, qui il discorso è un po' diverso, c'è palesemente, questi sono grafici giornalieri, quindi di medio e lungo termine, c'è palesemente una bella divergenza rialzista che in parte ha già prodotto un buon rimbalzo, e come vedete, se dovessimo ipotizzare che questa resistenza possa essere il target di un eventuale rimbalzo, abbiamo spazio da 20.000 a 22.000 punti, il che porta a pensare che sul settore energia ci sia quasi un 10% di recupero
ancora in pancia, chiaramente in un mercato che tende a salire. Dal punto di vista operativo, quindi anche sugli energetici, forse più che sui bancari, è opportuno mantenere un alto livello di attenzione e di concentrazione. Non è da escludere che in caso di breakout da parte del FTSE generale, della resistenza che qui vedete, quindi di area 19.650, possa essere opportuno, piuttosto che posizionarsi sui bancari, questa volta andare a cercare titoli del settore energia che pare siano rimasti palesemente molto indietro. Il movimento potrebbe essere ovviamente molto brusco, quindi non dare il tempo tecnico di starci troppo a ragionare, ci vorrà velocità, rapidità, magari anche un po' di azzardo, però chiaramente cercando operazioni con un rapporto rischio-rendimento adeguato, l'azzardo si trasformerà in qualcosa di palesemente ben ponderato, almeno questa è la nostra ambizione. Andiamo quindi a dare un'occhiata ai titoli del FTSE MIB, alcuni per completezza di analisi, anche se dalla prossima settimana, come vi avevo anticipato, vorrei cambiare passo in questo senso, vorrei passare ad analizzare i principali titoli di Piazza Affari, quelli su cui poi anche noi preferiamo tradare, quelli più liquidi, magari analizzarli in time frame giornaliero e H4, piuttosto che perdere tempo a guardarli tutti e 40 e a fare un'analisi molte volte troppo accelerata. Per oggi e per questa settimana continuiamo in questo modo, ma attendetevi novità in questo senso, anche perché ho già ricevuto da parte vostra un assenso molto importante che mi conferma che questa potrebbe essere una scelta apprezzata e soprattutto intelligente. Diamo un'occhiata da 2A. Quindi andiamo sempre in ordine alfabetico, su alcuni titoli sarò molto veloce. A 2A la vedete, è questa qui, c'è poco da dire, c'è poco da fare, in fase di rimbalzo, rimane immutata la proiezione verso area 81-81-50, 0-81-0-81-50, dove chi le avesse in portafoglio dovrebbe pensare almeno a un parziale take profit. Passiamo quindi ad Atlantia, più 1,37 oggi, anche lei disegna una configurazione tecnica interessante perché anche se in maniera non pulitissima, comunque è partita al rialzo su una evidente scusate, divergenza rialzista, eccola qua, vedete, minimi decrescenti asse prezzi, minimi crescenti commodity channel index, il target di un'eventuale prosecuzione del rimbalzo è area 19.50, livello dove porterei a casa e approfitterei di eventuali possibilità di attuare prese di beneficio. Siamo quindi ad Autogrill, una configurazione che stiamo seguendo con attenzione, perché chiaramente sta tentando un recupero su divergenza long. La divergenza long, peraltro, è possibile estenderla anche al secondo picco, quindi renderla un po' più confacente a quella che è la nostra analisi abituale. Il picco a cui faccio riferimento è questo, ovviamente, lo vedete, è un po' sporca, è un po' tirata. Diciamo che più di divergenza rialzista possiamo parlare di logica divergenziale, abbiamo avuto CCA in ascesa e i prezzi in palese discesa. Come potete notare si è creato una sorta di tappo operativo su questa zona che ho evidenziato in giallo, area 5.50, che se superata porterebbe immediatamente il picco verso 5.75, al di sopra del quale lo spazio verso area 6.30 sarebbe praticamente logico, se non fisiologico, operativamente parlando. Quindi occhio ad Autogrill, non è settore energia, non è settore bancario, però tecnicamente un titolo che sta cercando di costruire un rimbalzo, diciamo così, intelligente. Arriviamo quindi ad Azimuth, che ieri abbiamo liquidato un buon guadagno, stante una debolezza strutturale dell'indice, che poi nel pomeriggio si è anche acuita, non rineghiamo questa scelta. Dal punto di vista grafico, lo vedete, anche Azimuth ha presentato, nel motivo per cui entriamo, una bellissima divergenza rialzista, ne abbiamo approfittato abbastanza, quasi 4 punti percentuali di gain. C'è ancora spazio al rialzo, non lo nego, verso zona 19.80-20, dove andremo ad impattare questa resistenza che tecnicamente, credo, inciderà molto sull'andamento futuro del titolo. Quindi operativamente parlando, se avete seguito il nostro segnale dovreste essere flat, se avete chiaramente deciso invece di mantenere la posizione, occhio, perché a breve l'area 19.50-19.80 potrebbe essere un'area di resistenza abbastanza consistente. Quindi il titolo a me piace, è notorio questo, però non dimenticate che è ancora in una fase esasperata rialzista e quindi mi sembra che ultimamente ogni qualvolta si raggiunge una resistenza degna di nota, la scure dello short o comunque delle prese di beneficio si abbatta abbastanza severamente. Quindi attenzione a non tirare troppo la corda, titolo solido, azienda solida,
però dal punto di vista operativo non c'è dubbio che sia molto evidente questa resistenza in area 19.50. Eccoci sul Banco Popolare, spendere troppe parole inutili, lo vedete, siamo in mezzo, esattamente in zona ancora una volta quasi equidistante tra l'area di resistenza e l'area di supporto. Sono situazioni tecniche, configurazioni grafiche su cui non possiamo operare perché avremmo un rapporto rischio-rendimento non adeguato. E quindi tecnicamente la guardiamo, la osserviamo, ma aspettiamo che vada ad appoggiarsi sulla base superiore o inferiore di questa congestione. Tocca analizzare Monte Paschi di Siena, mio malgrado, la situazione è sempre la stessa, sta disegnando per gli amanti del rischio, perché chi vuole premiare un'azienda così maldestramente gestita, una bella divergenza rialzista. Io, forse anche per una questione emotiva, non riesco proprio a guardarla dalle tracce, mi dà davvero fastidio osservarla. Sappiate che nelle prossime ore c'è stata qui la trappola per tori, ricordate il famoso venerdì precedente, le comunicazioni degli stress test, adeguiamo il livello di resistenza, il nostro malgrado, il rimbalzo, ripeto, potrebbe comunque proseguire verso area 0 punto, vediamo un po', 84, 84, scusate, verso area 83-50, 84. Rapporto rischio-rendimento allo stato attuale, ancora efficace, efficiente. A voi le successive considerazioni. Scusate un attimo. Quindi dopo Monte Paschi, un'altra popolare, Emilia Romagna, stesso copione di Banco Popolare, situazione di grande incertezza, contraddistinta tra un'area di resistenza in zona 6.35, 6.30, che questa prenderà in qui, e un'area di supporto, direi strategica, importante, interessantissima, in area appunto 5.35. L'idea sarebbe vederla scivolare qui in basso e fare nuove valutazioni o viceversa vederla testare la resistenza e valutare l'ipotesi di un posizionamento short in pura attività speculativa. Arriviamo quindi al Banco Popolare di Milano, meno 0,50 oggi, non vorrei essere ripetitivo, ma il grafico lo vedete da voi, anche in questo caso siamo esattamente a metà del quadro, quindi un'operazione da fare sapendo dove andrà, altrimenti il rischio stop è troppo elevato rispetto al target, aree di supporto e di resistenza direi anche in questo caso molto definite. C'è però da evidenziare un altro aspetto: dopo l'area di supporto e resistenza, il titolo sarà difficile da tradare, esiste anche quest'area di supporto e resistenza statiche, e queste aree di supporto e di resistenza statiche che potrebbero palesemente frenare anche l'eventuale breakout dei livelli che vi ho citato. Grazie Andrea, non ho bisogno del medico, almeno per ora, spero di non averne bisogno a lungo. Comunque, qui a Luggiate siamo ben forniti anche in questo senso. Allora, detto di Popolare di Milano, Wurz Unicem, molto bella, se non la base inferiore, la base superiore di questo canale discendente, molto più interessante e ha provocato, questo è un nostro intervento operativo, il mega supporto dinamico tenuto con estrema precisione, allorquando decidemmo di entrare long, divergenza rialzista, supporto dinamico, un'operazione direi da manuale, secondo il nostro metodo patente, facile facile. Allo stato attuale siamo out dal titolo, sempre considerando la configurazione complessiva del mercato. Il titolo peraltro non ha una correlazione altissima con l'indice, quindi si presta sia ad interpretazioni di, appunto, di money management legate all'indice stesso, però meno sicuramente di un bancario o chiaramente di un energetico. Come vedete, attesa un test importante in area 11-11.20, imparterà questa grande resistenza. Anche qui, per chi li avesse in posizione, consiglierei sull'approssimarsi della resistenza di liquidarne una parte almeno. Eccoci a Campari, un titolo che ieri ha impattato con precisione estrema. A volte sorprende vedere questi cosiddetti titolini, nel senso che non hanno un peso specifico elevato nell'indice per capitalizzazione, muoversi in maniera così precisa. Guardate un po' Campari con quanta precisione. E questo, ripeto, è un grafico giornaliero. 2 giorni fa, toccato 5.74, che era il terzo punto di contatto, finalmente, di questa ipotetica resistenza dinamica. Ricordo infatti che per poter parlare di una resistenza abbiamo bisogno di almeno 3 punti, perché i primi due sono semplicemente una proiezione.
In questo caso di massimi decrescenti, il terzo lo si ottiene per derivazione, quindi mi fa sorridere a volte sentir dire qui l'avrei venduto perché c'era la resistenza. No, la resistenza c'è qui, al terzo punto, i primi due sono semplicemente analisi furbesca del mercato. Quindi in area 5.74 c'è stata una bella resistenza, il titolo l'ha sentita, è un po' in linea con quanto vi sto consigliando da stamane, quindi sull'eventuale impatto di resistenza portare a casa almeno il 50% di posizione. Perché appunto le aspettative poi sono di vedere, verificarsi quello che state appunto vedendo qui, touch di resistenza e veloce arretramento delle quotazioni. Oggi Campari guadagna lo 0,45 dopo essere stata oggetto di vendite abbastanza consistenti nella sessione di ieri. CNH Industrial mi interessa, mi intriga un po', più che altro perché è correlata a questa grande galassia di marketing che è diventato il gruppo Fiat. Ricordo che ha una configurazione potenzialmente molto profonda al rialzo grazie a questa bella divergenza. Inutile dire che il titolo è sceso tanto, quindi evidentemente fa gola anche a chi cerca titoli in palese ipervenduto nel lungo termine. Dal punto di vista operativo dovrebbe tenere area 6.25, che è questo piccolo supportino dinamico, per poi spingere nuovamente in un tentativo di allungo verso 7. In termini puri di rischio rendimento, l'acquisto qui ci può anche stare. Come vedete però le dinamiche tecnico-grafiche che a me piace utilizzare sono oramai abbastanza vecchie e se possiamo dire oramai già hanno già fatto buona parte del loro lavoro. Ragion per cui rimaniamo in osservazione, magari sarà più propositivo tentare uno short selling se dovesse arrivare in area 7.10. Vediamo, comunque un titolo fra virgolette sottovalente da parte del. Eccoci quindi a Eni, scusatemi Enel, ricordavo la grande discesa di ieri, che peraltro faceva il paio con la grande ascesa di venerdì, anche qui speculazione a go-go, la discesa di ieri gli ha impedito di centrare con facilità un target tecnico abbastanza scontato, che è questa resistenza dinamica di medio-breve in area 4.13. Le notizie di ieri gli hanno impedito di farlo, altrimenti sarebbe stato potenzialmente uno short selling perfetto, perché palesemente quella resistenza avrebbe creato una prima fase di liquidazione degli asset. Al momento siamo in una zona tutto sommato neutrale di osservazione, ricordatevi quanto l'energia in generale pesi sul settore, quindi un Enel che tiene quota aiuta il listino a non scivolare ulteriormente verso il basso. Operativamente parlando, purtroppo non ho da darvi grandi indicazioni. Arriviamo ad Enel Green Power che si è mossa in maniera abbastanza, come dire, correlata chiaramente alla capogruppo, anche qui divergenza rialzista molto interessante che ha creato questa grande V-reversal, questo reversal V del mercato, angolo di ascesa decisamente eccessivo, sapete che per valutare la correttezza o la bontà o meglio la sostenibilità di una trend line siamo soliti parlare di angoli di ascesa non superiori al 45%. Qui siamo decisamente molto più alti come angolo di ascesa, lo vedete, quindi la trend line di accumulazione attuale mi appare sostanzialmente insostenibile, ragion per cui consiglierei prudenza sulla dinamica rialzista in atto. Dovesse recuperare un angolo di ascesa un po' più meno inclinato, probabilmente il titolo potrebbe essere interessante per un posizionamento rialzista, però questo sempre compatibilmente con lo scenario complessivo. Arriviamo quindi al titolo più importante del nostro Pulsi, lo sapete tutti, Eni ha il peso specifico più grande del nostro listino, ragazzi, non scherziamo su Eni perché guardate un po' quanto pesa il 15,50% dell'intero Pulsi NIB, seguita da un bel 10 tondo di Intesa San Paolo, un 9,88 di Credit, un 9,83 di Enel e un 7,38 di Generali. Sinceramente, se dovessi fare un portafoglio azionario, lo farei solo con questi cinque titoli e li analizzerei in maniera molto approfondita, in quanto questi cinque signori pesano il 52,63% di piazza affari. Operativamente parlando vuol dire che quando si muovono loro si muove il resto e non viceversa. Dal punto di vista operativo, vedete, ci sono poi altri titoli importanti, abbiamo Snam, Telecom, Tenaris, Atlante, Luxottica, in cui peso specifico però è ben al di sotto dei 4 punti percentuali, tutti e 10 fanno il 68%, diciamo il 70% per arrotondamento. Da cui sorge spontanea la domanda perché tradare ed analizzare 40 titoli quando i primi 10 pesano al 70% dell'indice che li rappresenta? È una domanda chiaramente pleonastica, la risposta è già compresa in quello che faccio ogni giorno,
troverete infatti tra queste 10 blue chips buona parte delle operazioni che interessano il nostro servizio di segnalazione operativa. Lo stock picking è attività interessante, ossia la ricerca di titoli caratterizzati da particolari configurazioni tecniche, ma a mio parere in un sano portafoglio azionario dovrebbe interessare non più del 10-20% dell'esposizione complessiva. Tutto il resto andrebbe tradato e strutturato sulle cosiddette blue chips. Per motivi ovvi, capacità di coprirle, capacità di studiare correlazioni, capacità di interpretare l'andamento e le potenziali fasi di indebolimento o rafforzamento guardando l'indice stesso. Quando invece lavorate su cosiddetti titolini, è difficile sfruttare questi fattori, che sono dei fattori di vantaggio, di cui un trader dovrebbe imparare chiaramente a servirsi piuttosto che rimanere a orfano. Vi ricordo che la grande dinamica ribassista di ieri è partita su una perfetta configurazione di pullback short, lo faccio con finalità didattiche. Guardate, la rottura di questa candela di supporto all'epoca di colore blu provocò un immediato sell-off a cui seguì un profondo rimbalzo, rimbalzo che si arrestò nuovamente sulla trendline di supporto divenuta resistenza, da cui poi venne giù il diluvio. Guardate, queste configurazioni tecnico-grafiche di semplicissima applicazione e valutazione, come peraltro funzionano nella maggior parte dei casi. Ricordo su Eni, ma non posso fare diversamente, anche se l'ho fatto già ieri, che anche qui stiamo tentando un pullback. Vi ho appena fatto vedere un pullback che ha funzionato alla grande, anche qui tentiamo un pullback, ossia un test di area 17,70-17,75, vecchia trendline di supporto peraltro strategica per il futuro, che se non superato provocherà nuovi e profondi ribassi. Quindi occhio ad Eni, sta disegnando una configurazione tecnica per noi molto interessante. Noi Eni ha una correlazione, come appena visto, altissima con l'indice, quindi occhio, facciamoci trovare pronti qualora dovesse verificarsi lo scenario che ho appena descritto, perché in quel caso ritengo che Eni possa velocemente scivolare da 17,70-17,75 verso area 15-15,50. Sarebbe quindi una bella opportunità operativa caratterizzata, come sempre, da un rapporto rischio-rendimento palesemente molto ma molto interessante. Diamo un'occhiata anche ad Exor, eccola qui, purtroppo da graficista, come dire, da graficista non affermato, ma molto convinto, non mi viene adesso il termine corretto, vedete, non riesco a fare analisi in questo caso, dovrei passare su paper lunghissimi, cercare di capire dove potrebbe arrivare il titolo, la verità che in questo momento altri colleghi come sottoscritto sono in palese imbarazzo. Perché più che tentare di tirare una trendline di supporto, che come vedete ha un angolo di ascesa impressionante, non si può fare. Rimane come riferimento operativo la possibilità che faccia una correzione verso area 31, dove avrebbe un potenziale pullback, che sicuramente sarebbe oggetto di grandi tentativi buy low da parte di molte persone. Dopo Exer, il grafico di Fiat, molto scarno, molto ristretto, perché sapete, della recente quotazione sul listino nordamericano, come vedete sta disegnando una piccola fase di indebolimento, purtroppo per il momento non posso dedicarvi un'analisi più completa sul titolo, dovrei scendere di pay frame, andare almeno in H4 per recuperare un po' di grafica operativa, perché magari a qualcuno di voi può interessare, guardiamo gli ultimi 6 mesi in H4, eccola qua, come vedete dal punto di vista operativo, rimane ancora poco leggibile. Quello che possiamo dire, volendo confidare in questa grafica, è che abbiamo un supporto dinamico in area 8, un supporto quindi dinamico psicologico, ma purtroppo non posso aggiungere molto di più. Per il momento quindi Fiat rimane leggermente inanalizzabile. Passiamo quindi a Finmeccanica, titolo molto interessante, caratterizzato direi da una evidente, questa possiamo metterla via, dinamica triangolare. Quindi anche in questo caso supporti e resistenze molto evidenti, come per i bancari, ma chiaramente è semplicemente una casualità, è palese la coincidenza con una fase di grande neutralità, nel senso che il titolo palesa una distanza tra buy zone e sell zone sostanzialmente simmetrica, quindi stessa distanza operativa diventa per noi non operativo. Per chi lo avesse in posizione, consiglio di tirare questo piccolo supporto dinamico che restringe un po' il range, per un eventuale stop loss o comunque presa di benefici. Il titolo viene da una buona fase rialzista, quindi tenete presente che per i portafoglisti
quando i titoli vengono da grandi game, qui si è passati da 3 a 8 in poco meno, da 3 euro per azione ad 8 in poco meno di un anno e mezzo, tenete presente che in questo caso quando arrivano fenomeni di liquidazione sono molto cruenti, perché c'è ancora un grande margine di prese di profitto che permette anche ai grandi portafogli di liquidare se stessa lì. Troppo a pensarci 2 volte. Milano sempre 0,65, perciò non ritorno sull'indice, nulla di particolare mentre parliamo. Generali assicurazioni, eccola qui, anche lei oramai prossima al test di un'importante resistenza in area 16,50, è un target che credo proprio che verrà a coprire. E in quella zona speriamo si vada a concretizzare come è successo in passato. Guardate che bella divergenza ribassista si presentò generali in occasione degli ultimi massimi. Da lì venne giù veramente il diluvio, peraltro termine azzeccato visto che da noi è iniziato a piovere ormai da ieri incessantemente. Da qui venne giù il diluvio davvero, perché non pensare, va a ipotizzare che possa verificarsi di nuovo. Noi siamo come dire, insensibili alla dinamica long o short, ci piace tradare le tecniche, quindi che voglia scendere o che voglia salire, ci interessa ben poco, l'importante è capirlo per te. Generali si presta ad essere analizzata a breve per un eventuale tentativo di short selling. Andrea mi dice, generali e indice, le resistenze, ma per quanto riguarda generali, sicuramente la resistenza è questa, Andrea, area 16,50. Quindi mi sembra abbastanza evidente. Per quanto riguarda l'indice, lo ripeto, allo stato attuale una chiusura sopra 19,650 potrebbe essere un segnale di potenziale apprezzamento con tappa successiva in area 20.500. Quindi attenzione, perché generali è molto correlata all'indice, l'avete visto prima nella tabella, è il quinto titolo della classifica con 7,38% di peso, quindi è evidente che magari meno, in maniera meno palese, fare Intesa San Paolo, Eni, Unicredit, ma anche generali, quando si muove ha un fattore di correlazione molto elevato con l'indice stesso. Il fatto che l'indice infatti sia sotto resistenza e generali sia a un passo dalla propria resistenza, direi che è sintomatico in tal senso, no? Se ci fate caso, manca poco all'indice per superare la resistenza, manca poco a generali per superare la resistenza stessa. Quindi sembra proprio che al di là di configurazioni grafiche differenti, viaggino con lo stesso, come dire, passo operativo. Non so se questa mia risposta, ok, Andrea mi dice che era questo che intendeva, assolutamente sì, Andrea, mi piace constatare la vostra lucidità e il fatto che tu abbia sottolineato questa, sostanzialmente in maniera un po' indiretta, la vicinanza tra il target di resistenza di generale e del FTSE MIB, vuol dire che sei davvero ben attento alle dinamiche che muovono i mercati, di questo sono molto molto contento. Andiamo su Gtech, titoletto, continua a disegnare questa grande bandiera, questa grande flag di congestione, non va né da un lato né dall'altro, diventa un buy long aggressivo sopra 19 e uno short selling iperaggressivo sotto 18. Nel frattempo purtroppo non si può fare nulla, tantomeno graficamente ci indica delle opportunità o delle previsioni di operatività. Eccoci finalmente a Intesa San Paolo. Guardate, guardate che brutta candela sta disegnando oggi. Vi ricordo, Federico, anche qua, vi ricordo che il recente rimbalzo di Intesa San Paolo è stato ancora una volta anticipato da una bella divergenza rialzista, quindi figura tecnica che si ripete con discreta frequenza ed efficacia. Mi sembra che anche questa volta abbia funzionato bene, abbia spinto con il titolo verso la resistenza tecnica assolutamente molto precisa dei 2,40 punti in questo momento. Come vedete sta invece approcciando la sua area di supporto dinamico molto inclinata in zona 2 punto, vediamo cos'è questo punto qui, 2,23, 2,23, sotto 2,23 diventa pericolosa perché a quel punto romperebbe questa dinamica ascendente, peraltro dopo aver testato con precisione assoluta la sua resistenza dinamica e tecnicamente parlando potrebbe poi scivolare verso area 2. Quindi attenzione a Intesa San Paolo, attenzione al fatto che l'indice, se dovessi coprire un titolo che per me rispecchia bene l'indice, parlerei di Intesa più che di altri, è l'indice questo titolo qui, il fatto che oggi si stia indebolendo e perda già lo 0,53% non è un buon segnale in generale. Occhio a 2,30 di no, cosa dico? A 2,20, 2,25 di Intesa San Paolo, se chiude al di sotto di questo livello in settimana potrebbe dare vita a un nuovo sciacquone ribassista.
Lux Ottica, più 0,57, più 0,57, sì, anche qui grande macello grafico, questo per mega gap generato, come sapete, anche dalle storie familiari, che si sono dimessi, è stato il secondo, si è dimesso anche il secondo. Insomma, l'azienda è sicuramente in questo momento oggetto di attenzioni non legate alla sua configurazione tecnico-grafica. Per quanto, pur nel macello, abbia rispettato con estrema precisione questo canale, avevo disegnato così quasi per esperimento, laterale rialzista di lungo, come vedete anche nel momento di massima pressione, salvo un lasciato appunto di volatilità, ha tenuto l'area dei 35-35,50, da lì è rimbalzata con forza, ma onestamente entrare su quel titolo in quel momento era un azzardo non da poco. Eccoci a Mediaset, più 1,28. Mediaset sta cercando di innescare una dinamica potenzialmente rimbalzista, come vedete è sotto pressione. Ha abbandonato anche una dinamica ascendente di medio lungo, che era questo supporto che vedete in verde. La pressione persiste, ma sta tentando disperatamente di costruire dei minimi crescenti. Per il momento i minimi crescenti ci sono, quindi secondo la teoria di Dow possiamo iniziare a parlare di un tentativo di inversione. Non abbiamo però ancora massimi crescenti, perché tutti i massimi che stiamo osservando in questo grafico sono stati chiaramente poi, come vedete, massimi decrescenti, no? Anche in questo caso il massimo è decrescente potenzialmente, quindi non possiamo parlare di inversione. Solo se riuscissimo a fare una chiusura sopra l'ultimo massimo potremmo parlare di inversione rialzista. Un disegno che fa schifo, però spero renda l'idea. Dal punto di vista operativo, come si suol dire, wait and see anche su Mediaset, area di pericolo come supporto dinamico di breve 2,57, area di opportunità 2,75 buy low. Mediobanca, lo sapete, chi non lo sa ve lo dico, siamo andati short ieri su Mediobanca perché quello che avremmo voluto fare su Enel, quello che avremmo voluto fare su Intesa San Paolo, su Generali e quant'altro, semplicemente, banalmente, per alcuni troppo semplicisticamente, resistenza dinamica di medio lungo, che fa seguito peraltro a un bellissimo doppio minimo, quindi considero in quest'area giustamente esaurita la pressione rialzista perché comunque ha fatto un bel allungo, il doppio minimo, e in questo caso il rapporto rischio-rendimento mi sembra abbastanza premiante, ragione per cui ieri vi abbiamo dato lo short selling. Stamattina a Milano è partito un po' il contropiede in rimbalzo e questo ha generato un allentamento della dinamica che ieri appariva più evidente, ma rimango abbastanza fiducioso. Tra le altre cose, la candela in formazione attuale potrebbe essere una candela molto negativa perché è una sorta di impiccato, peccato che non sia successo ieri, sarebbe stata perfetta. Però è una candela che denota una certa pressione al ribasso dopo un'apertura decisamente positiva. In pratica la soglia psicologica e tecnica dei 7,10 per il momento fa il suo lavoro, consiglio quindi di mantenere lo short selling. Come target operativi, mi meraviglio che Fabio non me l'abbia detto, ma lo dico io, montiamoci il nostro Fibonacci perché non montiamo Fibonacci? Perché onestamente a livello grafico non ho altri riferimenti, ho solo questo doppio minimo, questa zona. In questa zona davvero non ho nulla, c'è cioè nulla su cui poter fare una stima precisa. In questi casi, mantenendo il doppio minimo come target ideale, usiamo introdurre anche la tecnica dei ritracciamenti di Fibonacci, uniamo massimi e minimi, abbiamo dei livelli di prezzo che ci vengono evidenziati, li metto qui a sinistra così non mi danno fastidio sul grafico, eccolo qua. Quindi possiamo dire che un livello di ritracciamento interessante, il famoso 38,2 in area 6,50. Successivamente cercherei 61,8 in area 6,25. Queste sono le soglie tecniche di supporto statico determinate con i ritracciamenti di Fibonacci su cui mi aspetto che il mercato possa andare a appoggiarsi. Intanto il FTSE MIB a zero i suoi guadagni, 0% in questo momento, si è rimangiato tutto, ancora una volta quella resistenza tecnica che vi ho evidenziato in apertura sta facendo il suo lavoro. Zoom un attimo sulla sezione, sono ritornato con l'indice, guardate come la resistenza ripunta giù il mercato, attenzione quindi perché in questa zona qui, 19,2-19,150, si va a creare un test molto importante per Piazza Affari in generale, perché come vi ho appena anticipato, in qualora ci fosse il breakout al ribasso, pigerei pesantemente sull'acceleratore short, viceversa sarei pronto a fare la stessa cosa se violasse il rialzo. Al momento andiamo ulteriormente a testare, a quanto pare, la base inferiore di questo triangolo simmetrico,
detto dall'indice che si è azzerato e passa in territorio negativo, spinto dall'energia, meno 1,28%, eccolo qua, vedete, candela rossa sull'energia, ritorno ai titoli sotto analisi, ma poi ci vado io in analisi se no le spiego un po', come vedete, ecco Mediobanca, si acuisce quella candela palesemente poco gradevole sul mercato, 6,925, Mediobanca perde adesso lo 0,36, 6,92, 6,915, quindi va in territorio negativo meno 0,43 e io festeggio un buon posizionamento short, almeno per il momento, e poi ai posteri largo sentenza. Un'occhiata anche a Mediolanum, anche qui un grafico palesemente, posso dire, trascurato dagli operatori, no? Mi sembra evidente, non ha dei riferimenti tecnico-grafici molto brillanti, tende a muoversi un po', non in maniera casuale, però in maniera meno pulita e meno graficamente coinvolgente di altre situazioni. La situazione tech è questa, quella che almeno io vedo, tecnicamente parlando, viene da una fase di discreto apprezzamento. Federico, la vedi, no? L'hai vista, Federico, visto che sei così attento stamattina, eh? L'hai vista, Federico, sono sicuro che l'hai vista. Viene chiaramente da una fase bullish legata a una logica divergenziale abbastanza raffinata, posso dire, eccola qua, massimi crescenti su CCI, massimi decrescenti sui prezzi, questa è veramente la sintesi più grande del nostro lavoro di studio, una sintesi molto, molto semplice magari, però io l'ho trovata molto efficace, quindi la porto avanti con forza. Dopo la divergenza rialzista ha breccato la prima resistenza dinamica, se ci fate caso ha pulverizzato. Si vede poco, però c'è, quindi ha fatto accelerazione, ritorno e riaccelerazione. Adesso si sta facendo coinvolgere dal clima complessivo di mercato, altrimenti era un target scontato in area 5,60. Allo stato attuale non mi sembra ci siano presupposti operativi. Milano meno 0,50, 19,260. Interessante, guardate, andiamo a testare in diretta il supporto dinamico, vediamo se è stato ben tracciato. Manca ancora, vediamo con precisione se lo tocco in questa candela. Ricordatevi che quando parlo di supporti dinamici io devo anche proiettare il potenziale punto di impatto. Se lo fa in questa candela è qui sotto, 19.080. Se lo fa nella successiva è quello in alto, 19.150. Se lo fa tra 8 ore è 19.200. Quindi occhio sempre a considerare i livelli di supporto e resistenza dinamici come qualcosa da aggiornare man mano che il tempo scorre. In questo caso però è evidente, anche le banche, meno 0.92, quindi un'inversione davvero importante. Acceleriamo un po' l'analisi così rivediamo i titoli velocemente alla luce di questi sconvolgimenti del momento. Moncler, cosa volete che vi dica? È un bluff, punto finito, divergenza long che in questo momento la Gabbanelli ha deciso di stoppare, la divergenza long c'era dal punto di vista grafico, chiaramente questo è il classico caso in cui una dinamica potenzialmente molto aggressiva viene interrotta da notizie esterne. La Gabbanelli dal punto di vista pratico è andata tecnicamente a rompere le uova nel paniere dei rialzisti. Pirelli & Company, anch'essa, sente area 10,75, precedente livello statico di supporto, ora di nuovo resistenza. La divergenza rialzista vi ha fatto fare un bel rimbalzo da 9,70 a 10,70, che non è male, in questo momento probabilmente riprende una dinamica short. Prismia, anche qui la stiamo osservando da tempo, la divergenza long c'è tutta. Però una resistenza troppo vicina in area 14,25, magari se dovesse superarla potremmo considerarla. Vi faccio notare su Prismian, che è uno dei titoletti su cui eccezionalmente mi sto muovendo e analizzando perché c'è questo mega supporto dinamico che ha tenuto benissimo, c'è la divergenza rialzista, la mia attenzione, o meglio la nostra attenzione, deve assolutamente quindi scendere in campo. Per il momento siamo flat, ma operativamente parlando sembra interessante. Siamo arrivati quindi a Saipem, eccola qui, vedete, sente la. Noi siamo long su Saipem, è l'unico dei tre titoli di portafoglio che ha dato un segnale long, notato cercando chiaramente di sfruttare questo doppio minimo particolarmente calibrato, come vedete in questo momento è sotto pressione, non è da escludere che se continuasse la pressione ribassista sull'indice si venga stoppati, ma a quel punto dovremmo beneficiare di contestuali recuperi, come già sta avvenendo su Mediobanca, su cui siamo anche short, che quindi dovrebbe andarci un po' a restituire il mal tolto. In questo momento infatti abbiamo tre posizioni di portafoglio, Campari short, Mediobanca short, Saipem long, tecnicamente parlando i prezzi attuali su Campari
che vale 5,55, guadagniamo un modestissimo 0,18, su Mediobanca 6,90, prezzo attuale 1,1%, nota dolente su Saipem che batte 12,11 e che ci fa perdere un 3,51, un 3,51 che sono confidente, se fosse legato alla dinamica complessiva, verrà abbondantemente compensato dai contestuali ribassi di Mediobanca e Campari. Quindi Federico, situazione di portafoglio tutto sommato equilibrata in questa fase di incertezza. Vediamo il nostro stop in area 11,95, molto vicino, niente di particolare. Fra un po' sapremo se ce lo va a prendere o meno. Il tentativo long ci stava tutto, è un doppio minimo particolarmente evidente che già ieri aveva determinato un buon rimbalzo, con un rapporto, a mio parere, di rischio-rendimento eccezionale, perché il rischio che stiamo correndo dal punto di questa entità, a fronte di un eventuale target operativo che stimavo in area 14-14,50. Quindi l'operazione ci stava tutta. Vediamo un po' come si comporta nel prosieguo. Salvatore Ferragamo, meno 2,53, è brutta questa inversione perché fa il seguito a una bella divergenza rialzista, quindi il titolo a questo punto o reagisce subito, davvero promette brutti ripassi, state attenti. Snam Rete Gas più 4,71 oggi, dopo aver recuperato lo sciacquone ribassista di ieri, attenzione perché da notare come la pressione in vendita ieri si sia magicamente fermata, comunque nonostante un meno 10 intraday in prossimità di questo grande supporto tecnico. Peccato non l'abbia fatto perché avrebbe fatto venire la polizia in bocca. Attualmente il titolo non è operabile, lo vedete, troppo gap. Dobbiamo aspettare che stabilizzi un po' e consolidi le recenti notizie devastanti. STM più 0,46 è invece molto interessante, divergenza rialzista, break al rialzo il suo primo livello di resistenza dinamica, lo fa però con un rapporto rischio-rendimento non sostenibile perché il minimo relativo su cui dovremmo andare eventualmente a piazzare lo stop è lontano veramente troppo, è qui sotto, a fronte di un target che sarebbe la resistenza che vi metto qua su in area 6. Come potete ben vedere, un rapporto leggermente superiore ad 1 a 1, quindi un rapporto che il sottoscritto raramente mette in azione. Telecom Italia, meno 0,22, anche qui potrebbe, il titolo è sempre interessato, come sapete, da ondate su acquisizioni, fusioni, incorporazioni e quant'altro. Quindi diciamo che ogni volta che ha trovato debolezza è stato poi palesemente comprato e viceversa. C'è da dire che ha una resistenza molto evidente per tutti. Zona 0,9350, se ci dovesse arrivare potrebbe essere un'occasione short compatibilmente con la creazione di una configurazione tecnica ideale. Ecco Tenaris meno 0,90, l'abbiamo liquidata ieri, l'abbiamo comprata Federico ancora una volta su una divergenza long, l'abbiamo liquidata quando ieri il contesto complessivo di piazza affari sembrava meno interessante, per il momento sembra che sia stata una buona scelta, ma una decisione corretta, il titolo sta intanto decelerando al ribasso e niente, per il momento l'abbiamo fatta, l'abbiamo portata a casa quasi 3,5 punti, 4, restiamo in attesa, in ascolto come si suol dire, anche se mi sarei sinceramente aspettato una piazza affari meno debole lunedì, ieri se piazza affari non apriva male a causa dell'energia, sono quasi sicuro che avremmo centrato il target sul pullback ribassista. Purtroppo l'apertura negativa di ieri di Piazza Affari ha sconvolto un po' questo piano long, comunque positivo e redditizio. Un'occhiata anche a Terna, anche qui cosa volete che vi analizzi? Un macello, guardate un po', gap contro gap e via dicendo, perdonate, davvero non riesco a dire qualcosa di intelligente. Ecco TOX che oggi lascia sul campo il 2%, attenzione perché TOX presenta divergenza long, ma è pur vero che il titolo è palesemente molto venduto oramai da mesi, e che l'eventuale buy long di posizione, di portafoglio, potrebbe essere strutturato solo dopo il superamento della resistenza, stimabile al momento in area 77,50, quindi ne deve ancora fare tanta di strada prima di poter ritornare ad essere, come si suol dire, comprabile. Dopo TOZ, Bbanca, e qui ritorniamo un po' al fenomeno Popolari, neutralità totale, esattamente a metà strada, target di supporto e di resistenza, nulla da fare di particolare per il momento. Unicredit, un'altra blue chips fondamentale, anche lei alle prese con una zona di congestione neutrale, ma come vedete è un titolo che disegna molto bene, quando i titoli disegnano grafici così precisi vuol dire che ci sono molti operatori sul titolo stesso e che ogni qualvolta si presenta un'opportunità tecnicamente reputata affidabile, la stessa viene tradata.
Dico questo perché è stata precisissima nella massima debolezza di Milano, fermarsi in area 5, dove non c'era solo un supporto psicologico, ma c'era un supporto dinamico, un supporto statico e quindi anche psicologico, quindi veramente tre punti di contatto eccezionali. Dopodiché è innescato questa dinamica leggermente discendente, o meglio nel durante, che ha creato un ulteriore canale molto preciso al ribasso. Quindi in area 5 confluiva l'ira di Dio. Di risultati, di situazioni tecniche favorevoli, è da manuale veramente questa configurazione, tecnicamente parlando al momento diventa di nuovo longo sopra 6.25, viceversa diventa palesemente short sotto area 5.15. Dopo un credit unico sai, no comment, niente di particolare, un grafico da guardarlo così, guardate un po' quando si guarda sempre l'ultimo tempo, anche per il grafico lo mette così. Andate un po' indietro con lo zoom, vedete che macello ha combinato così. Quindi, di che cosa parliamo? Del nulla. E il nulla ci piace ignorarlo. In questo momento, per gli amanti dell'analisi tecnica, sta disegnando potenzialmente un canale parallelo discendente. Non molto pulito, questa prenderà cotta e mangiata, via, non serve più a nulla. Siamo in una zona neutrale, quindi fra le altre cose, anche graficamente possiamo infischiarci. World Duty Free disegna una logica divergenziale, non una divergenza, oggetto di vendite copiose, è un po' la ristrutturazione delle view degli operatori su certi titoli che compongono il nostro paniere, è scesa, non so se c'è Fabrizio oggi, ma no, non lo vedo oggi, è scesa su un evidente doppio massimo, quindi una figura tecnica abbastanza riconoscibile, sta creando una logica divergenziale, onestamente. Nel mio portafoglio ne posso fare facilmente almeno. Infine Jux, ultimo dei 40 titoli, sta creando disperatamente una fase di accumulazione in questa zona tecnica, ha creato quasi 4 doppi minimi in area 14, non ci sono divergenze, nulla di particolare che possa spingere all'acquisto, andrà valutata nei prossimi giorni, da quando dovesse riuscire a superare questa resistenza dinamica abbastanza evidente, quindi sopra 16.30 potrebbe essere un'opportunità. Bene, ce l'abbiamo fatta anche oggi, spero in maniera non troppo veloce, perché mi dispiacerebbe, o meglio, veloce sicuramente, ma comunque chiara, a guardare tutti i 40 titoli del FTSE, spero di esserci riuscito, mi sono soffermato di più su quelle che mi sembravano essere le evidenze tecniche più palesi, più importanti. Questa nel frattempo è la situazione tecnica del FTSE, adesso vorrei fare un rapido passaggio, come dico a volte, a volo da dente, sull'H4 di tutti i titoli, li vediamo velocemente per cercare eventuali configurazioni tecniche che ci possono essere sfuggite nel lungo termine. Provvedete trend line, magari anche vecchie, riferite all'analisi H4, lasciano il tempo che trovano. In questo caso sto guardando i titoli insieme a voi per vedere innanzitutto la dinamica attuale, ma soprattutto se nell'area CCI in H4 ci sono divergenze interessanti che poi andremo a verificare sul grafico daily. Quindi, FTSE MIB, come vi dicevo, attenzione all'imminente test barra impatto contro questa trend line di supporto, che in questo caso è più precisa, 1950 è il punto di non ritorno. Andiamo a vedere A2A, sempre in H4, vediamo se ci disegna qualcosa, leggera divergenza short. Passiamo quindi ad Atlantia, scusatemi, eccola qui, arriva. Questa è A2A, vediamo Atlantia, computer oggi mi devo fare impazzire, niente di particolare direi, se non, no, niente di particolare, neanche tanto vero, perché comunque se ci fate caso, divergenza ribassista abbastanza accentuata in H4 e quindi sono portato a pensare che se Atlantia rompe questa base inferiore in area 18.25 potrebbe essere oggetto di copiose vendite. Questo è autogrill, vediamo i migliori e i peggiori, tempo, altrimenti sprechiamo tempo su tutti i titoli, non vale la pena. Allora, guardiamo un attimo in H4, migliori e peggiori, questo è Monte Paschi di Siena, il migliore di oggi, vedete. Abbiamo visto già in daily la divergenza long, e chiaramente c'è anche in H4. Quindi la divergenza ci sta tutta su Monte Paschi di Siena. Possiamo iniziare a tracciare, questa è una trend line bellissima che avevo disegnato a metà di settembre, quando tutti continuavano ad affannarsi a comprare il titolo perché valeva uno, disse state attenti, ci sarà sicuramente webinar registrato da qualche parte, perché se vi rompe questo supportino vi fate male. Mi sembra proprio che sia poi successo considerato come è sprofondato il titolo. Allo stato attuale possiamo tirare questa trend line di resistenza che rappresenta il target obiettivo di un'eventuale fase
di riapprezzamento di Monte dei Paschi Siena, vediamo anche SNAM, il recupero del 4,66%, la vedete, sporchissima, lo stesso accade a Terna, troppo sporca per analizzarla, e poi siamo grafici H4, su cui noi fondiamo buona parte della nostra credibilità. Questa Enel, niente di particolare, molto anche ad Atlantia, niente di che, A2A che stavamo vedendo in ottica di potenziale breakout di area 0.80, disegna divergenza short, quindi occhio anche alla 2A, vediamo i peggiori, Salvatore Ferragamo, nella fattispecie il peggiore del listino oggi, unito a Saipem purtroppo, Salvatore Ferragamo molto negativo, forse disegnerà divergenza long e formazione, Saipem altrettanto negativo, sta mollando l'area dei 12 euro per azione, attenzione anche qui. Tozzi molto negativo, meno 2,20, insomma mi sembra che quello che abbiamo visto in daily, tutto sommato, rispecchi abbastanza bene anche su un time frame più basso. Attenzione a Tozzi in particolare, vedete, se rompe 71 precipito di nuovo verso il basso. Bene, ho un po' di tempo ancora, mi piacerebbe, so che avete molti direzionali in portafoglio, mi sembra opportuno analizzare il vostro portafoglio, quindi se avete rapida successione, 4-5 titoli da guardare, li guardiamo tutti insieme. E poi ci diamo appuntamento ad oggi pomeriggio. Dai, forza, non siate timidi. Un titolo a testa, i primi 5. Non avete niente in portafoglio, seguite solo le nostre segnalazioni. Mi fa piacere, ma faccio fatica a crederci. Questo è Campari, su cui siamo short, inizia finalmente a disegnare al ribasso anche il titolo Campari. A quanto pare non avete niente di cui chiedere consigli o pareri. Guardo ancora il FTSE bancario in H4. Eccolo qui, lo vedete, situazione tecnica particolarmente ingarbugliata, rimaniamo con Milano che in H4 tenta di tenere l'area dei 19.150 punti, livello tecnico fondamentale dal punto di vista operativo per quanto riguarda l'andamento di Piazza Affari. Andrea mi dice che c'è forse un'opportunità fuori tema su Euro OD. Andrea, andiamocela a vedere, dai, abbiamo ancora qualche minuto, perché no? Euro OD, diciamo, andiamolo a vedere. Un po' di pazienza, sto aprendo la piattaforma. Euro AUD. Euro OD, vediamo se lo troviamo qui. Euro AUD, eccolo qui, finestra grafico, formato 0. H4, partiamo dal daily prima, vediamo che cosa ci trasferisce, non mi dà nessuna sensazione particolare in questo momento, quindi almeno sul grafico daily non vedo nulla di particolarmente interessante, ma magari sbaglio, tentativo di pullback rialzista invece sulla dinamica H4, eccolo qua, questo sarebbe un potenziale perfetto pullback rialzista, Andrea parlavi di questo, neanche a farlo apposta. Vediamo le stesse cose, che vuol dire che il nostro corso di coaching ti ha fatto davvero bene, sono contento. Sì, l'unica cosa che vedo anch'io è il corso pullback rialzista, rapporto rischio-rendimento decisamente molto favorevole, perché si può comprare qui con stop molto stretto, peraltro notavo che l'euro è in un tentativo di allungo, contro dollaro, l'abbiamo comprato ieri, speriamo bene, l'australiano oggi ci ha preso a schiaffo, ci ha preso in giro, perché ci ha stoppati sui dati della banca centrale, poi ha fatto quello che mi aspettavo, davvero un peccato, l'operazione l'avevamo vista. Bravo Andrea, non è euro forte e borsa deboli, ma l'euro contro dollaro forte vuol dire dollaro forte, dollaro debole, borse deboli. Quindi per quanto riguarda euro OD, l'operazione ci può stare, montiamoci anche un super trend, mi piace il rapporto rischio-rendimento in questo caso, vediamo il super trend 5.0 com'è, in questo momento è short. Scaliamoci in H1, eccolo qua il long, sì, la strutturiamo con il super trend, quindi la andiamo sostanzialmente a meccanizzare, così che il mercato me la possa seguire, sull'H4 col 3.0, dice Andrea, vediamo. Vuoi avere un pavimento? Sì, ok, il problema è che in questo caso Andrea, vedi, è giusto il 3.0 è già long, ma lo stop sarebbe troppo in basso, lo stop lo voglio mettere sotto il breakout. Quindi vado ad accelerare il super trend per quanto sia consapevole. E quello è il super trend corretto, sicuramente. Cerco un po' di trovare un super trend che faccia da pavimento all'attuale dinamica di pullback.
che sarebbe un 1.3 forse, vediamo, neanche, allora è un po' di più, 1.6, almeno per quanto riguarda la mia base dati. Sì, 1.6 è un bylog che fa, come vedete, da pavimento, lo alzo ancora un po', lo porto a 1.7 per essere più sicuro di non essere stoppato sulla volatilità. Eccolo qua, questo è un 1.6 precisissimo, lo porto a 1.7 e meccanizzo l'operazione. Eccola qua, sì, in questo caso saremmo stoppati qualora la chiusura fosse inferiore, come vedete, al pullback che attualmente è in atto. Chiara per tutti l'operazione, perché la stiamo meccanizzando. Quindi 1.7 di super trend, eccolo qua, sia long che short, un numero magico a casaccio, trade now true, entriamo subito in posizione, altrimenti dovremo aspettare un segnale verde. Il super trend che monteremo è l'1.7. Non ci interessa lavorare con le trend line, di call, di pullback, nessun touch. Il mio lotto, avendo un conto da 100.000, è di un lotto, voi le dovute proporzioni, diamo l'ok e automaticamente, eccolo qua, è entrato il buy long. Ricordo che lo stop in questo caso lo mettiamo anche, come sempre per prudenza, in uno stop quantitativo, al di sotto dell'ultimo minimo importante, ma ricordate sempre che lo stop sarebbe comunque eseguito dal supertrend. Per quanto riguarda il target, associamo all'operazione Fibonacci, eccolo qua, quindi in questo caso cerco il 50% di Fibo, qua su, il recente massimo relativo, in un rapporto 1 a 2, rischio rendimento. Bene, ringraziamo Andrea per averci fatto gemmare in diretta questa operazione, che avremo modo chiaramente di vedere nel pomeriggio durante la sessione dedicata a Forex, CFD e Commodities. Milano per il momento reagisce abbastanza bene, niente di particolare. Buona mattinata a tutti e a risentirci nel pomeriggio con chi di voi è anche iscritto al servizio legato a Forex, CFD & Commodities.